E questo è Sergio, il ragazzo di ultra 80 anni. Fenomeno da baraccone. Fenomeno da baraccone. C'è la donna barbuta. Siamo liberi? Qua abbiamo un famoso cardiologo che prima sfascia i cuori e poi li aggiusta. Qua abbiamo lo skipper, Carletto. Gli manca l'occhialo. Che gli manca l'occhialo. Voglio vedere là, voglio sentire adesso. È ora. E qui di spalle, perché non abbiamo il coraggio di farlo girare, c'è Baldò. Più conosciuto in Francia che a Palermo. Ecco, qua c'è Baldò con gli occhiali. Togli gli occhiali, fai vedere gli occhi. Ecco, così è Baldò con i suoi occhi. L'altra volta era andata su perché è stata inserita male in c'è lui. Secondo me porta bene. Dovresti andare un po' più a sinistra. Però dovremmo lascare un po' la randa allora. Però chiedete a Sergio. Ma dovremmo lascare un po' la randa. Provare poi a virare. E ora proviamo a virare, vediamo. La passiamo. Vediamo se basta questa. Asca un po' con la randa, che sennò. Ce la fai, sì. Ci arrivi, sì. Se ne va per la tua strada. No, quando fa l'orecchio. Allora. Però non entra. Quando fa l'orecchio. No, vai diritto esatto. Però. Allora. Il vento viene dal nostro fianco, d'accordo? L'attacco della vela, chiamiamolo infieritura, il lato di infieritura, è quello orientato al vento. Quando è che fa l'orecchietta? Quando il vento viene, come quando fileggia la nuova il fiocco. Allora bisogna pungiare, certo. Perché punge. È troppo dentro il vento, bisogna pungiare un pochettino. Punge, si dice. Pungiare? No, punge, dico, quando è troppo, esatto. Troppo al vento, punge, allora devi... Pungiare o... cazzare, andare fuori e lo so, hai ragione, ma purtroppo devo andare sotto, devi mollare e io mollo, certo. Batto, strambo, okay. Dai, abbatti, abbatti. Molla Baldò, molla, devo andare avanti, molla Baldò, molla. Rallenta tu, rallenta Ricky, se no arriviamo prima di lei. Aiutala a passare. No Ricky, se vai subito di là si gonfia dalla parte qua. Se tu vai subito di là... Ma mi sono fermato. Ma se sei fermato... Aspetta, aspetta un attimo, ci andiamo noi. Ritorna come prima, ecco. Vai. Ritorna come prima. Ritorna. Molla, Baldò, quella la puoi mollare completamente. Ora, Ricky, ora devi andare, Ricky, ora. No, di là, come andavi prima. Perché si gonfia così, vai. Vai Ricky, vai che si gonfia! Sto andando, Sergio, sto andando! Vai che si gonfia! Vedi, finalmente si gonfia! Finalmente si gonfia! Carlo! Vai, acchiappala! Ricky. Tu ce l'hai! Questa è una merda, bene! Oh, questa è una merda! Dai, li strambiamo! Senza vento stiamo andando, proviamo a farci un bordo, vediamo! Un po' più lungo. Dai, vai diritto, Baldò, dai, vai diritto, Ricky, sta andando bene, dai.
Baldo è incazzato. No, no. Baldo, fai vedere gli occhi? Sergio, si può mettere la scotta tra l'inferitura e lo strallo del Genoa? Sì. Sì, la scotta sì, è che poi dietro la scotta c'è 120 metri quadri di vela. Vabbè, ma sono necessari, no? Ah, no, no, appunto. Il problema, sai qual è il problema? Il problema è che se tu viri, lui ti viene verso di te. Finalmente. Capisci? La vela e poi, arretra. E poi si gonfia. E va voglia che Carlo tira per infilarla dentro. Il vento la porta, anche perché andando contro vento, il vento aumenta. Il vento apparente aumenta, figurati. Immagina con 6 nodi di vento a fare questa manovra. Con la vela tutta dentro, perché viri, viene dentro.